Daniela Magliocco dell'Associazione Cammino della Luce, quest'oggi con altri volontari ha portato qui a Viganella la statua della Madonna Nera di Oropa, la statua pellegrina. Vuol raccontarci com'è nato questo progetto? Ma tutto è partito l'anno scorso, con l'inizio del lockdown, e abbiamo pensato di portare questa Madonna Nera presso le nostre comunità. E poi abbiamo chiesto ad altri parroci della Val Sessera, della Val Sesia, e loro hanno accettato il fatto di portarla nelle loro comunità. Ci siamo poi allargati anche verso il Lago d'Orta e poi verso la zona della Vallestrona. Settimana prossima la porteremo a Domodossola e poi andremo su fino a Cannobbio. Il significato è che vogliamo portare un po' di pace, un po' di serenità nelle persone dopo questo periodo brutto. E speriamo che questa Madonna Nera ci aiuti veramente, ecco. Benissimo, poi questa statua verrà portata dove? Al termine? La statua poi verrà messa, posata sulla montagna, sulla bocchetta del Monte Croso, che rimane tra la Val Sessera e la Val Sesia, che ha come significato l'unione delle due comunità, che rimane proprio tra Europa e la Val Sessera. Ecco, ma questa statua prima del pellegrinaggio era a Europa, nel santuario di Europa o no? No, l'abbiamo acquistata ad Europa, l'abbiamo fatta benedire dal vescovo di Biella e anche dal rettore del santuario d'Europa.